Spiedini di pollo marinati. Per due persone avremo bisogno di 400 g di pollo, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaino di cipolla in polvere, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, una punta di cucchiaino di curcuma, sale e pepe quanto basta. Per la preparazione invece avremo bisogno di spiedini di legno o di metallo e 2 cucchiai di olio. Come prima cosa prepareremo la nostra marinatura. Io adopero la cipolla in polvere perché, essendo molto molto sottile, può attaccarsi bene al pollo e quindi rimane proprio una cosa con il pollo, e quando vado a cuocerla rimane attaccata. Mentre potete usare la stessa cosa con la cipolla intera fresca, però poi non si attaccherà al pollo, quindi darà soltanto col suo aroma. La stessa cosa vale con l'aglio, che adesso andiamo a mettere. Di aglio ce ne vuole un po' meno perché è molto forte il gusto. Andremo quindi ad aggiungere il sale secondo i nostri gusti. Comunque non saleremo una seconda volta il pollo, quindi ricordatevi che questo è il sale che userete. Per quanto riguarda il pepe, io ne metto un po' in più perché mi piace quel pizzico di forte che si sente. Incominciamo ad aggiungere l'olio un po' alla volta, poi aggiungeremo la nostra salsa di soia e cominciamo a mescolare bene. Facciamo una bella frizione in modo che si possano amalgamare bene tutti gli ingredienti. Andremo adesso ad aggiungere un altro po' di olio che servirà appunto per terminare la nostra marinatura. Adesso è facoltativo, potete adoperare quella puntina di curcuma di cui vi avevo parlato prima. So che non tutti riuscite a trovarla, però se vi impegnate effettivamente cambia molto il gusto del piatto, è molto molto saporita. Ed ecco pronta la nostra marinatura, che per il momento terremo un attimo da parte. Andiamo a preparare il pollo. Io l'ho tagliato a fettine abbastanza sottili, tutto dipende veramente dal gusto. Togliamo le parti che non ci servono in eccesso, quindi dalle impurità che ci possono essere, e tagliamo delle striscioline di circa un paio di centimetri di spessore per la lunghezza della fetta. Quindi non tutte le parti saranno della stessa grandezza, comunque noi cominciamo a tagliare delle striscioline. E facciamo la stessa cosa per tutte le fette di pollo che abbiamo. Questa è la grandezza più o meno di una strisciolina, come vi ho detto un paio di centimetri per la lunghezza. Io ho lasciato anche i pezzettini più piccoli perché laddove c'è un pezzettino come questo, un po' più piccolo di quest'altro, aggiungo quei pezzettini in più che sono rimasti. Adesso non dobbiamo fare altro che prendere il nostro pollo e metterlo in una ciotola capiente. Separatelo nel caso si fosse un po' attaccato. E andiamo a mettere adesso la nostra marinatura. Faremo quindi scendere tutta la marinatura, agitatela un po' nel caso si fosse un po' depositata nel frattempo, e mescoliamo bene il pollo. Facciamo in modo che la marinatura si disponga su tutti i pezzi di pollo, quindi giriamolo bene e nel frattempo cerchiamo di massaggiarlo delicatamente. Mi raccomando, delicatamente, perché il pollo è molto delicato come carne, si potrebbe rovinare, però comunque cerchiamo di manipolarlo un pochino in modo che la marinatura penetri anche un po' nelle carni. Lasceremo marinare in frigo per un'ora, meglio due. Più resta a marinare, più diverrà saporito il pollo. Ed ora, trascorso il tempo di marinatura, saremo pronti a incominciare. Come vedete, il pollo ha assunto questa bella colorazione giallina, dovuta molto alla curcuma e alla salsa di soia, ma come vedete tutti i pezzi hanno più o meno questo colore. Adesso prendiamo uno spiedino e infiliamo la carne sullo spiedino. Io di solito faccio una strisciolina per spiedino, sempre dipende dalla lunghezza della striscia, perché se è troppo corta aggiungo un altro pezzettino.
Voi però, se volete fare un secondo, potete aumentare la dose di pollo e quindi fare più petto di pollo e fare degli spiedini un po' più ricchi. Io di solito adopero questi spiedini o come antipasto o come un secondo molto leggero. Continuate a fare questo per tutti i pezzi di pollo fino a che non avrete terminato le striscioline. Cominciamo adesso a friggerli nell'olio caldo. Come vedete, io non metto molto olio perché la padella comunque è antiaderente. Ne metto giusto quel pochino che serve per non far bruciare la nostra marinatura, perché altrimenti su una padella con poco olio rischierebbe di bruciarsi un pochino. Potete anche arrostire i vostri spiedini, li potete mettere su una bella piastra ben calda e leggermente unta e arrostirli. Li facciamo girare un paio di volte per lato, su per giù devono cuocere un paio di minuti per lato. Non devono essere molto cotti, altrimenti la carne diventa troppo dura. Devono essere giusto dorati, leggermente brunati nei bordi, ma leggermente. Ecco, vedete, questo è il colore che hanno dopo circa 2 minuti. E adesso li possiamo scolare su un po' di carta assorbente. Come vedete, il colore è sempre quello, un po' brunato e leggermente abbrustolito sui bordi. E adesso non ci resta che assaggiare. Ovviamente sono sempre io a sacrificarmi. Ma io li ho serviti con questa bellissima salsina messicana. Potete mettere qualsiasi tipo di salsa, anche la maionese, o lasciarli da soli. Assaggiamo. Ecco. Prima uno, due. Adesso un altro po' di salsa. E voilà, finito. Vanno via, che è una meraviglia. Sono buonissimi, veramente velocissimi da preparare. Vi assicuro che sono molto molto saporiti, soprattutto per la marinatura. Gustosissimi, hanno un profumino che non vi dico. Spero che questa ricettina economica e molto saporita vi sia piaciuta. Come vi ho detto, potrebbe essere un ottimo aperitivo o un secondo abbastanza leggero. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buon appetito. E ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!